Fatevi pure. Allora diamo inizio. Non so, inizio Mario? No, vado io. No, no, vai tu, vai tu. No, scusa. Bene, possiamo accomodarci, prego. Bene, allora buongiorno a tutti, benvenuti nella Sala del Tricolore. E, lo dico, faccio piccola premessa per i nostri amici ucraini. Questa è una sala realizzata alla fine del Settecento e doveva essere un archivio comunale e è diventata presto una sala di adunanze, una sala civica e attualmente mantiene questa funzione. In questa sala molto importante si riunisce il Consiglio Comunale, che è la principale assemblea pubblica, politica e di rappresentanza della nostra città, di tutte le città italiane ovviamente. E qui si celebrano ad esempio i matrimoni con rito civile e quindi appunto è un luogo di particolare importanza e di costruzione della società civile e politica della nostra città di Reggio Emilia. E oggi qui si firma appunto la dichiarazione di solidarietà e amicizia tra Reggio Emilia e la città ucraina di Melitopol. Melitopol è collocata nella zona sud orientale dell'Ucraina ed è attualmente occupata dall'esercito russo. E firmano questa dichiarazione di amicizia il nostro sindaco Luca Vecchi, il sindaco Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol, che è qui accompagnato dal vice sindaco Mikhailo Semikin e da un suo consigliere personale Svistun Oleksandr. Sono presenti anche assessori della giunta comunale e consiglieri del consiglio comunale di Reggio Emilia. Darei quindi la parola al sindaco Luca Vecchi, prima della firma. Grazie di nuovo e benvenuti a tutti e a tutti in Sala del Tricolore. Io rinnovo il saluto e il ringraziamento per essere qui oggi a Reggio Emilia al sindaco Ivan Fedorov di Melitopol, all'intera delegazione, al vice sindaco, al consigliere e naturalmente a tutta la vostra comunità e a tutto il popolo ucraino. È una giornata importante per le due città, lo è anche e soprattutto per noi, perché sentiamo molto l'importanza di questo momento in cui sottoscriveremo questo patto di amicizia e di solidarietà, che ha, come dire, in una certa misura radici un po' antiche, anche in là nel tempo, prima ancora della guerra, e trae le sue origini, come abbiamo avuto modo di dire questa mattina, dalla compartecipazione delle nostre città al circuito delle città europee destinate al dialogo interculturale e interreligioso. E il sindaco Fedorov ha definito la città di Melitopol la città capitale interculturale dell'Ucraina. Reggio Emilia è una città con oltre 100 nazionalità straniere qui residenti, il 17% della nostra popolazione risiede a Reggio Emilia e ha origini straniere. E io penso che sia un forte segnale di pace, di convivenza, trovarsi qui oggi per le ragioni che sappiamo, ma farlo a partire da un'esperienza che ha condiviso dei valori intorno a cui l'Europa e il mondo hanno saputo costruire la pace. Valori di ponti, non di muri, valori di amicizia e non di conflitto. Valori in cui la diversità non diventa un'occasione per fare paura, ma diventa invece un'occasione per incontrarsi e arricchirsi reciprocamente. E abbiamo visitato il teatro, abbiamo incontrato i principali attori di questa città, il Museo del Tricolore, insomma abbiamo attraversato le piazze della nostra città e oggi sottoscriveremo qui tra poco questo patto. Quello che vorrei dire al sindaco, come ho già avuto modo di dire, è che questa città, all'indomani dell'invasione della Federazione Russa dell'Ucraina, ha scelto da che parte stare. Ha scelto di dire non soltanto no alla guerra, ma di dire anche no ad ogni forma di invasione, di violazione dei confini, della dignità di un popolo,
e ha scelto di stare dalla parte della causa del popolo ucraino in lotta per la libertà, per l'emancipazione da questa situazione e per il pieno recupero del proprio principio di autodeterminazione. E questo incontro oggi accade in una giornata particolare, perché ricorre oggi a Reggio Emilia l'80° anniversario, 28 settembre 1943, della costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, in cui in quel momento, a poche decine di metri da qui, le migliori forze civili, sociali, economiche della città decisero di fare squadra in nome del fatto che l'Italia andava liberata e andavano cacciati i nazisti e andava chiusa la pagina più oscura della storia del nostro paese, che era la pagina del fascismo. E quindi è un po' l'ironia della sorte che noi ci siamo ritrovati qui quest'oggi, peraltro in questo luogo che è un po' un luogo simbolo della libertà, dell'indipendenza, dell'autodeterminazione, perché qui il 7 gennaio del 1797 nasceva una prima forma repubblicana, la Repubblica Cispadana, che dotandosi di una bandiera che è quella alla mia sinistra, venne poi riconosciuta molto tempo addietro come il primo tricolore, e da lì il riconoscimento alla nostra città di città del tricolore. Come ho avuto modo di dire, è una città la nostra che ha dato un contributo importante alla storia repubblicana e democratica. È una città che non ha mai girato la testa dall'altra parte quando c'era bisogno di impegnarsi su cause importanti di libertà, di diritti umani in Italia e nel mondo. E noi oggi siamo qui per questo. E condivideremo dei progetti in campo educativo, in campo economico, in campo culturale, in tantissimi altri contesti. E saremo e continueremo ad essere vicini a quella comunità ucraina residente a Reggio Emilia, che salutiamo e che è stata per noi un partner fondamentale nelle prime ore dopo l'inizio della guerra per organizzare gli aiuti e per accogliere oltre 3.000 cittadini di origine ucraina che hanno trovato residenza nella nostra provincia nel febbraio-marzo del 2022. Saremo insieme per, dicevo, condividere dei progetti, ma siamo innanzitutto insieme per condividere dei valori. Valori di rispetto, valori di rispetto della dignità delle comunità, dei popoli, valori soprattutto di libertà, di democrazia e di pace. E fuori dalla nostra palazzo municipale sono costantemente esposte 3 bandiere. Una è la bandiera italiana, una è la bandiera europea e una è la bandiera della pace, che Reggio Emilia, violando un po' anche il protocollo, decise di esporre oltre 20 anni fa, come segno molto chiaro di richiamo all'articolo 11 della Costituzione, che dice che l'Italia repudia la guerra, e come impegno costante di aspirazione alla pace tra tutti i popoli. Questa settimana, in onore del senso e del significato profondo di questo momento, è esposta dal balcone del Palazzo Municipale anche la bandiera dell'Ucraina, che peraltro potete vedere anche alla nostra destra. Quindi, insomma, quella di oggi è una giornata importante. È giusto che avesse questo momento in Sala del Tricolore, come lo hanno avuto tanti altri momenti della storia di questa città, che ha visto in questa sala, lo si diceva, lo dico al sindaco in introduzione, questa sala è stato un luogo in cui sono passati tutti i presidenti della Repubblica di questo paese, diversi capi di Stato, è la sala del Consiglio Comunale, quindi è il luogo della democrazia partecipata e rappresentativa, ma è anche il luogo in cui ogni giorno qui si celebrano matrimoni, arrivano le scuole, i bambini, e quindi è in una certa misura la casa di tutti. E oggi non è soltanto la casa dei reggiani, ma è anche la casa di Melitopol. Grazie. Grazie al sindaco Luca Vecchi. La parola ora al sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov. Prego. Thank you, dear Mayor. First of all, thank you for your invitation us here. For us, it's very important, and more important,
It's for our citizens who now stay on temporarily occupied territories. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziarla nuovamente per questo invito. Per noi è molto importante, ma soprattutto importante per i nostri cittadini che si trovano ancora nei territori temporaneamente occupati. We really understand that without communications with civilized world, we can't build a new country. That's why today we're here. We're here because we want, after liberation, make as quickly as it possible comfortable life for our citizens, develop it economic for our country, and of course today nobody can say that Ukrainians now are not European citizens. Now already Ukrainians are European citizens, but with this cooperation and with these connections we do one more step for our European future. Senza la comunicazione, senza l'impegno di tutti, è impossibile costruire, diciamo, ricostruire il nostro paese. Siamo qui oggi proprio perché sappiamo appunto l'importanza della comunicazione e della cooperazione, perché vogliamo, non appena ci sarà la liberazione, creare le condizioni al fine di poter fornire ai nostri cittadini, dare ai nostri cittadini una vita migliore, avere un'economia più forte. E oggi nessuno può dire che l'Ucraina non è un territorio europeo. L'Ucraina si sente parte dell'Unione Europea e questa cooperazione avviata quest'oggi appunto va in tal senso. Of course we understand that the main our cooperation will start after liberation of our territories. But today we discuss that our cooperation can start now. For example, on education area. For example, on saving children lives and moods, for example, on humanitarian of cultural areas and many different areas. That's why now we need to prepare for future. Chiaramente la cooperazione intrapresa oggi non ha l'obiettivo di porre fine al conflitto, ma oggi possiamo, diciamo, prevedere e iniziare a programmare dei passi per il futuro. Oggi, tramite la nostra cooperazione, possiamo iniziare a pensare a quelle che possono essere le aree di interesse in cui potremo intervenire. Basta citare, ad esempio, l'istruzione, è possibile anche fare di più per salvare vite dei bambini o di cittadini, o è anche dal punto di vista umanitario. For us it's really important to feel your support. To feel support from your country, from your nation, from your citizens, from your team, from you, dear mayor. Thank you very much for it. Thank you that you give us your hand, and thank you for that we build future together. Thank you. Per noi è fondamentale sentire, percepire il vostro sostegno. E a tal proposito, ci tengo davvero a ringraziare tutti voi, la vostra città, il vostro paese, la vostra nazione. Ringraziare anche lei, signor Sindaco, per il sostegno che ci state dando e ci darete. Bene, grazie. A questo punto i sindaci possono procedere alla firma della dichiarazione di amicizia.
Mari. Distingete. Grazie. Adesso i due sindaci possono spostarsi qui davanti per uno scambio di doni. Ecco. E il